punto del libro, lei in generale dice che l'Italia di oggi è un paese in cui non ci sono più i doveri, ma esiste solo il diritto a chiedere altri diritti. Quali sono le situazioni che pensa quando descrive questo concetto? Sono tantissime, però quello che mi ha fatto venire in mente questa frase sono due fatti, che ho scoperto, uno guardando la televisione e l'altro mentre scrivevo il libro, consultando, su Google, dicendo ma doveri e diritti, quali sono le relazioni che intercorrono fra i doveri e i diritti? Allora, il primo è stato durante un dibattito televisivo in cui una nota esponente politica ha scritto un libro nel quale, non dirò il nome, non dirò di quale partito, nel quale comunque rivendicava il diritto alla felicità. Cioè rivendicava il fatto che nella nostra società debba esistere il diritto ad essere felici. E già questo a me ha posto un grande problema, perché dico, ma chi è che te lo deve garantire questo diritto? E poi come lo si fa a garantire? Se poi io sono triste, con chi me la prendo? No? Perché poi io sono una persona molto pragmatica e concreta, no? Se qualcuno mi dà un diritto, poi voglio sapere da chi andare a bussare alla porta per averlo e per rivendicarlo. Allora, se uno mi dice che devo avere il diritto alla felicità, poi da chi vado a pretenderla questa felicità, se non da me stesso? E l'altro invece è stato quando cercavo di esprimermi su queste cose e sono andato su Google a cercare quelli che possono essere i rapporti. E guarda caso, mi si sono presentate di fronte tutta una serie di lezioni per i bambini delle elementari, nelle quali veniva scritto e si insegna ai bambini: ricordatevi, per ogni diritto c'è un dovere. E sono lezioni che si fanno in seconda, terza, quarta elementare. Allora mi chiedevo, ma come mai ogni volta che accendiamo la televisione vediamo costantemente una ininterrotta richiesta di diritti, senza però accennare neanche minimamente a quali sono i doveri che sono connessi a questi diritti, quando invece insegniamo ai nostri bambini esattamente l'incontrario? E quindi ho scritto quella frase. In maniera molto simile a questa, lei dice anche, questa domanda mi permette di passare al blocco successivo, lei dice che oggi non viene fatta più alcuna distinzione tra chi è meritevole e chi invece è un lavativo. Anche qui, quali sono gli aneddoti che l'hanno portata a questa considerazione? Ma ne potrei citare tantissimi, però voglio dire che la meritocrazia non sia una qualità che nella nostra vita quotidiana venga presa in considerazione, penso che sia una cosa abbastanza comune. Lo vediamo spesso nelle scuole, lo vediamo spesso nelle università, lo vediamo spesso nel lavoro, lo possiamo vedere anche dalla enorme quantità di studiosi e di cervelli italiani che scappano dall'Italia non solo per una questione di stipendio, non solo per una questione di gratificazione economica, ma anche proprio perché nelle nostre strutture spesso non si sentono gratificati sotto l'aspetto del merito. E lo vanno a cercare altrove. E guarda caso, quando vanno altrove, questo merito lo ritrovano. Quindi non voglio entrare poi nei particolari, perché poi Chiaro, chiaro. rischieremmo di andare a toccare altri nervi scoperti. Però voglio dire, penso che sia un sentimento abbastanza comune questo della meritocrazia e delle pecche che la nostra società ha in questo settore. No, ma adesso ci finiamo a toccare anche i nervi scoperti. Allora, uno spazio importante all'interno del libro di Roberto Vannacci è quello dedicato alla società multiculturale e multietnica. Allora, questi argomenti tra l'altro sono di strettissima attualità, non solo per il fenomeno dell'immigrazione, ma anche per tutto quello che ne deriva, quindi la questione della sicurezza, della tutela della casa, lei ha fatto cenno prima, della tutela della proprietà privata. Lei dice che piaccia o no, non nasciamo tutti uguali su questa terra. Chi arriva in Italia dovrebbe ringraziare immensamente per la compassione e la generosità e adattarsi alla nostra cultura. Allora, secondo lei in generale oggi non è così? Lei non vede questa gratitudine?
No, sinceramente non la vedo proprio espressa nel migliore dei modi. Anzi, devo dire che molto spesso vedo tanta arroganza, però questo è sempre un parere personale, non voglio dire che quello che penso io debba essere il senso comune. Però vorrei fare un passo indietro, perché il capitolo della società multiculturale e multietnica è uno dei capitoli più difficili del libro. E tant'è vero che io faccio un piccolo prologo, no? E dico, volevo fare quello che la cultura britannica chiama il bottom line up front, ovvero scrivere una sorta di riassunto essenziale che poi metto alla fine del capitolo, perché bisogna affrontarlo in maniera integrale quel capitolo per venirne a capo, è abbastanza complesso. E quello che io critico non è la società multietnica, perché la società multietnica è un dato di fatto. Ormai società monoetniche non esistono più, forse tra gli Inuit della Groenlandia, non lo so, ma forse neanche là esistono più le società monoetniche. Il problema che secondo me viene a nascere è questa ideologia della società multiculturale, dove si pensa che nella stessa patria, nella stessa nazione, che poi rappresenta quella società nella quale tutti si sono stretti attorno a determinati ideali, perché così nascono le nazioni e le patrie, non nascono in altra maniera. Perché mi dovrei legare a qualcuno che non ha gli stessi miei ideali o che non la pensa come me? Sarei un masochista, no? Quello che dico nel libro. Allora, si pensa che nella stessa patria, nella stessa nazione, invece debbano esistere culture diverse, e fin qua mi sta bene, e che queste persone si debbano legare a ideali e a principi diversi, e che quindi debbano esistere anche leggi diverse, perché giustamente se uno si lega a ideali e principi diversi, poi anche chi regola questi ideali e principi devono essere delle norme che applicano una certa discriminazione tra gli uni e gli altri. E a me questo non va più bene. Non va più bene perché, ripeto, tutti sono ben accolti e benvenuti nella patria che io intravedo come ideale, purché accettino e condividano i nostri valori. Questo è quello che dico nel... È chiaro quello che lei dice, però a un certo punto dice anche se scegli di vivere in Italia hai molti più diritti rispetto al resto del mondo, se però scegli i diritti devi anche sobbarcarti i doveri. Allora io in generale le voglio chiedere questo, lei non crede che per molte delle persone che oggi arrivano sulle nostre coste non sia una scelta questa, sia una condizione forzata per fuggire dalla povertà e dalle guerre. Quindi, secondo lei, questo non è un concetto espresso forse con troppa foga, se si può chiamare foga quella di un libro? Sinceramente no. Intanto i numeri fino adesso mi danno ragione. Ovvero le statistiche fatte dal Ministero dell'Interno certificano che la stragrande maggioranza degli immigrati sono fondamentalmente immigrati economici, ovvero persone che cercano una condizione economica migliore e lo fanno in maniera non regolare, perché violano delle leggi, perché per venire e per andare in un altro Stato esistono i passaporti, esistono le frontiere, esistono i confini. E i nostri immigrati che partivano per l'America a inizio di secolo venivano concentrati da Ellis Island, venivano controllati, venivano accettati o non accettati e poi andavano a svolgere il loro lavoro negli Stati Uniti o negli altri stati dove emigravano. Quindi non si può fare il paragone tra l'emigrazione italiana e l'immigrazione invece a cui adesso stiamo assistendo. Che ci sia una porzione di persone che scappano dalla guerra e dalla povertà è indubbio, e a loro va concesso il diritto di asilo, ma non cambia il paradigma, cioè queste persone scappano da una posizione nella quale non potrebbero vivere, scelgono di venire da noi, perché ricordo che da dove scappano, a dove arrivano, passano attraverso tanti altri stati dove a loro sarebbe garantita l'incolumità, scelgono di venire da noi. Quindi scegliendo di venire da noi, in maniera graduale, assumono dei diritti, ma si devono anche sobbarcare i doveri che la nostra società impone, che non sono un qualche cosa di insostenibile, no? Ci viviamo noi, ci possono vivere anche loro. Però io vorrei anche
fare una battuta al riguardo, perché viene proprio dall'esperienza che ho maturato in questi posti. Perché ogni volta alla televisione ci fanno vedere i volti di queste persone che arrivano da noi, e molti li trattano come degli eroi, no? Quelli che sono riusciti a scappare, che sono riusciti ad approdare sulle nostre coste, che hanno affrontato strade incredibili, la morte, il pericolo, la tortura e così via. Io però sono un pochettino più cinico e dico un'altra cosa. Dico che i veri eroi sono quelli che rimangono. Sono quelli che rimangono a lottare. Sono quelli che non scappano e che, nonostante rischino la vita, la povertà, la fame, la malattia, vogliono creare nel posto dove vivono un posto migliore per i loro figli, come lo hanno fatto i nostri nonni, come lo hanno fatto i nostri bisnonni. Ed è anche da là che nasce l'ideale di patria. La patria non è il posto dove si nasce per caso. Primo, perché non credo che si nasca per starnuto o per accidente. Seconda cosa, perché quello che fa decidere una coppia a fare un figlio è anche la certezza di farlo nascere in un posto che merita di essere vissuto. Almeno questa io la interpreto come la voglia della genitorialità. Se dovessi fare nascere un figlio per dirgli scappa da dove sei nato, io personalmente non lo farei. Allora, generale, oggi, rimanendo abbastanza vicini al tema, se c'è una cosa che è sotto gli occhi di tutti è il fallimento dell'integrazione di questi migranti in Italia. Ci sono migliaia e migliaia di ragazzi che girano per le nostre strade, per le nostre città, e finiscono inevitabilmente per delinquere. Lo spaccio, la prostituzione, parlava lei prima, l'occupazione delle case, i furti. Allora, Parma, come molte altre città quest'estate e in questo inizio di autunno, ha chiesto al governo di inviare i militari nelle nostre strade. Secondo lei questo intervento potrebbe risolvere in parte il problema? Io ho difficoltà a rispondere a questa domanda perché non la tratto nel libro. Non mi esprimo sulle azioni e i provvedimenti presi dal governo, quindi posso rispondere su alcune battute che dico nel libro stesso. Nel libro sono abbastanza duro, però esprimo dei concetti che non sono originali, ma che qualcun altro aveva espresso prima di me, e mi riferisco alla studiosa Ida Magli, la quale ha studiato proprio le società multietniche e si è espressa in maniera abbastanza lapidaria. Dice che dove esiste la coesistenza di diverse etnie, questa coesistenza è tanto più pacifica quanto o una prevale sull'altra e prevale in maniera abbastanza, diciamo, pesante, oppure quando esiste una terza persona, un terzo ente, che fa coesistere le due entità imponendo anche con la forza la propria autorità e il rispetto delle norme. Se vogliamo fare degli esempi, come faccio nel libro, pensiamo, senza andare troppo lontano dai nostri confini, alla ex Jugoslavia. Fin tanto che c'è stato il braccio forte di Tito, la ex Jugoslavia ha passato 60 anni, 70 anni in pace, senza che nessuno si scannasse contro quell'altro. Io li ho visti quei posti, si sono ammazzati tra dirimpettai, tra persone che vivevano nella stessa casa e abitavano una di fronte all'altra, e che magari avevano cresciuto insieme i propri figli, solo perché uno era di una nazionalità o casta o chiamiamola come vogliamo, e l'altro non lo era. Oppure possiamo pensare, per esempio, all'Iraq. L'Iraq, lo sappiamo benissimo, è composto da una parte di sciiti, una parte di sunniti e una parte di curdi. E fin tanto che c'è stato il braccio tirannico di Saddam Hussein, hanno vissuto in pace fra di loro. Beh, là c'era la tirannia e c'era l'omicidio da parte del... Però non possiamo negare che questa coesistenza è stata più pacifica di quanto non lo sia stata negli anni successivi. Questo è quello che ho detto nel libro, secondo me è un esempio abbastanza calzante. Dobbiamo
nel rispetto dei nostri valori democratici, vedere come riuscire ad applicare, secondo me, questo principio che è storia. Mi sembra che abbia risposto, anche se la domanda non riguardava il libro. Il titolo Il mondo al contrario è veramente uno slogan che è ben comprensibile e, come diceva lei prima, si declina in tante sfaccettature quotidiane questo mondo al contrario. Io le volevo portare come esempio, poi mi dice se secondo lei questo fa parte del mondo al contrario, perché l'altro giorno un collega del Corriere della Sera mi ha segnalato la vicenda, non so magari in quanti se la ricordano, di Walter Onichini, una vicenda che io avevo completamente rimosso. Walter Onichini è un cittadino della provincia di Padova che 10 anni fa ha sparato ad un ladro che è entrato nella sua abitazione. C'è stato un processo dopo quella vicenda, il ladro è stato condannato a 3 anni e 7 mesi di reclusione, ma non ha scontato nemmeno un giorno in cella perché oggi il ladro è ancora irreperibile. Nel frattempo Walter Onichini invece è stato condannato a 4 anni di reclusione per tentato omicidio, ha passato 1 anno e mezzo in carcere, poi pochi giorni fa il tribunale gli ha concesso di tornare a casa, ma lui a casa non può comunque mai uscire dopo le 22 e non può uscire dalla regione Veneto. Il ladro è entrato nella sua casa. Allora, poche settimane fa lui ha chiesto la grazia al presidente Mattarella e la grazia non è stata concessa. Però al di là di quello che è successo oggi con il presidente della Repubblica, le chiedo, questo è un esempio del mondo al contrario? E io non le rispondo sul caso specifico, però le rispondo in genere su quello che io asserisco nel libro. È parte del mondo al contrario, perché io nel libro parlo proprio del diritto alla legittima difesa e della necessità di sicurezza, dicendo innanzitutto che la necessità di sicurezza è una necessità primaria. Cioè, dopo le necessità fisiologiche, mangiare, bere e dormire, che sono le prime che l'uomo deve soddisfare, La necessità più importante che viene immediatamente dopo è quella di sentirsi sicuro. Ed è per questo che l'uomo si è costituito in società sempre più grandi, proprio perché garantivano la sicurezza maggiormente rispetto allo stare da solo. Quindi non si può ignorare questo bisogno di sicurezza che c'è in ognuno di noi. Parlare di legittima difesa, e non mi voglio impelagare in meandri giuridici che peraltro non conosco e non mi competono. Io quello che in qualche modo obietto nel libro è il fatto che si possa considerare la legittima difesa a volte illegittima, introducendo quei concetti di necessità e proporzionalità, come se si potesse in qualche modo pesare con un bilancino lo stato d'animo della persona che viene aggredita. E io faccio l'esempio che mi compete, che è quello del professionista dell'uso della violenza e delle armi. L'ho fatto per tutta la vita, l'ho fatto anche abbastanza bene, e so per certo che colui che offende è sempre in vantaggio, se non è uno sprovveduto. Lo è sempre, perché lui pianifica quando offendere, sa i tempi che deve rispettare, sa i luoghi dove deve offendere, sa di dover agire molto velocemente per mantenere quella superiorità relativa nei confronti della vittima, conosce lo scopo dell'offesa, perché ha uno scopo, non è fatta in maniera gratuita. La vittima tutte questi particolari non li conosce. Non conosce l'arma che potrebbe usare colui che offende, e spesso viene interpretata, dice, ma come, gli voleva rubare solo i 20 euro che aveva in tasca e lui ha reagito in maniera sproporzionata. Allora il paragone, secondo me, non deve essere fatto nei confronti della refurtiva che eventualmente colui che offende vuole sottrarre alla vittima, ma deve essere fatto con lo stato di turbamento nel quale si trova la vittima, la quale non sa quali sono le intenzioni di colui che offende e quindi pensa quasi sempre che la propria vita sia in pericolo. Come si fa a dire? Io,
io credo che il mestiere di giudice e il mestiere di magistrato sia uno dei più difficili al mondo e non li invidio assolutamente, no? Chi fa questo mestiere. Però credo che qua parliamo di principi ed è su questo principio che io mi vorrei soffermare. Proprio perché l'ho fatto tante volte, chi offende, se è preparato, mette in totale soggezione la vittima e non gli dà scampo, credetemi. E questo probabilmente è un aspetto che dovremmo considerare maggiormente, non solo quando si parla di operazioni speciali, ma anche quando si parla di vita comune e vita sociale. Per concludere questo capitolo a cui abbiamo dedicato molto spazio, multiculturalità, multietnicità, ho un'altra domanda. Lei ad un certo punto parla di Paola Egonu. Paola Egonu è una ragazza, è una campionessa della nazionale italiana di pallavolo. Paola Egonu è una ragazza di colore e lei dice Paola Egonu è italiana di cittadinanza, ma è evidente che i suoi tratti somatici non rappresentano l'italianità. Ma io le volevo chiedere, generale, ma esistono dei tratti somatici tipici di un italiano? Allora, qua mi viene sempre in aiuto la cronaca. Qualche giorno fa è stata eletta Miss Zimbabwe. È una donna bianca, bionda, credo che abbia gli occhi azzurri. Gli zimbabwani sono insorti, perché hanno detto non ci rappresenta. Credo, insomma, le mie espressioni, veramente, in quel capitolo credo che sia la sagra della banalità. Fondamentalmente cosa ho detto? Ho detto che in questo pianeta esistono delle etnie facilmente distinguibili dai loro tratti somatici e che generalmente queste etnie abitano in determinate aree di questo pianeta. Fino a qua penso che dubbi non ce ne sia. Una banalità totalmente conosciuta da tutti noi. Poi ho preso l'esempio di Paola Egonu, dicendo che è una bravissima pallavolista italiana che rappresenta l'Italia e della quale io sono particolarmente fiero perché ci fa vincere spesso e volentieri, sempre se gioca bene. Io non voglio fare il pallavolista, non lo so, se gioca bene ci fa vincere, io ne sono assolutamente fiero e non me ne frega che pelle abbia, gioca per l'Italia e io tifo per lei. Però è indubbio che i suoi tratti somatici non rappresentano l'italiano tipo, perché negli ultimi 3.000 anni, 4.000 anni, qualcuno mi ha obiettato che 6.000 anni sono troppi perché andiamo troppo distante nella storia dell'uomo, l'italiano è sempre stato rappresentato da un tratto somatico caucasico, da pelle chiara e determinati tratti che sono facilmente riconoscibili. Da dove lo vediamo? Lo vediamo da tutti gli affreschi che ci provengono dagli Etruschi sino ai giorni nostri. Mi sembra di aver detto veramente una banalità. E soprattutto non credo di aver offeso nessuno. E vorrei un piccolo aneddoto, perché sono qua presenti, lo ridico. Quando ho commentato questa frase, la prima volta che ho presentato il libro, ero a Villa Simius, in Sardegna, dove il sindaco di Villa Simius ha voluto a tutti i costi, in maniera anche improvvisata, che io presentassi il libro in questo piccolo paese bellissimo della Sardegna. E io ho commentato questa frase dicendo, venendo qua, sono passato con le mie figlie, che sono qua davanti, sono bionde, per le strade di Villa Simius. E ho detto, guardate, le mie figlie non verrebbero prese per delle bambine sarde, ma non perché siano più belle o più brutte, ma semplicemente perché generalmente le bambine sarde sono more e hanno la pelle olivastra. Non ho offeso le mie figlie e non ho offeso i sardi. Chiaro. Allora, chiudiamo questo capitolo della multiculturalità.